è stata basata soprattutto sull'ascolto delle persone andando in giro nei territori. E poi l'esito è stato quello che è stato. Io ho avuto il limite della mia azione, insomma, così, è stato quello di non essere riuscito ad allargare i confini del centro-sinistra, perché era quello che volevamo fare con le nostre liste civiche, che peraltro sono andate benissimo, perché una ha preso quasi il 7% e siamo ancora a metà dello spoglio. E poi, ecco, per quanto riguarda i numeri che ha fatto Romizzi, c'è un dato che mi sorprende abbastanza, perché il Movimento 5 Stelle, nel momento stesso in cui, insomma, i militanti, gli elettori dei 5 Stelle si trovavano nella cabina elettorale, hanno votato Movimento 5 Stelle per le europee e una lista collegata a Romizzi per le elezioni comunali, del Consiglio Comunale. Tant'è vero che oggi, nello stesso giorno, il Movimento 5 Stelle ha il 13% alle europee e il 6% e poco più per cento alle comunali. Diciamo, è un aiuto forse non richiesto, ma sicuramente gradito. Sei sentito un po' abbandonato dal PD qui a Perugia? Un po' solo. Ma io intanto non so come era prima. Probabilmente, certo, quando c'era l'organizzazione del Partito Comunista, uno anche esterno come me poteva arrivare e gli mettevano a disposizione strutture, soldi, uomini, eccetera. Questo non c'è stato, ma perché ho visto anche che l'organizzazione del Partito Democratico è un po' meno solida di quella che poteva essere, ovviamente, dico con ovvietà, quella del Partito Comunista. Detto questo, sì, forse in alcuni momenti ho pensato che potevo avere di più, però invece ci sono state delle persone che in modo disinteressato e molto efficace, devo dire, mi hanno aiutato. Farai opposizione, resterai a Perugia oppure dai le dimissioni? No, perché mi devo dimettere? Da che? No, all'opposizione, alla giunta Romizzi. Daremo battaglia in Consiglio Comunale proponendo l'idea nostra di Perugia, e penso che noi abbiamo in testa una idea di città, un progetto di città più europeo, più internazionale di quello che riuscirà a proporre Romizzi, che è quello che ha portato avanti per questi 5 anni, e devo dire anzi che lo farò perché penso di aver messo in piedi una squadra molto solida, e spero che molti dei miei, anche nella sconfitta ovviamente, dei miei candidati riusciranno a entrare, o parecchi diciamo, nel Consiglio Comunale, e insieme agli altri consiglieri dell'opposizione, in primo luogo il Partito Democratico, perché appunto c'è collaborazione da tutti i punti di vista, daremo battaglia sui temi per portare avanti il nostro progetto. I motivi della sconfitta l'hai spiegati, però ti aspettavi di queste proporzioni? No, l'ho detto, insomma, io non sono riuscito ad allargare il campo del centro-sinistra, come dicevo prima, e Romizzi è stato fortunato, perché non credo che non l'abbia chiesto, ma si è trovato ad avere un 7% in più che gli è arrivato dal Movimento 5 Stelle. Poi naturalmente va considerata anche che aveva messo su una coalizione con 8 liste, un'armata aveva messo in campo, anche se qualcuno, soprattutto rivolta a Gabbana, fortunatamente è andato male, però la forza ce l'ha Romizzi. A chi ti riferivi, rivolta a Gabbana? No, ce ne sono un po', adesso no, te lo dico quando ho letto bene chi entra nel Consiglio Comunale. Lei ha puntato molto sui giovani, una cosa che ha fatto, che quella squadra continuerà. Sì, la squadra, ecco, forse la cosa di cui sono più soddisfatto di questa campagna elettorale, oltre ad aver riallacciato un dialogo che forse era stato abbandonato da chi non lo doveva abbandonare negli anni passati con i cittadini, con chi abita anche nelle periferie, nelle zone più lontane, nelle frazioni, sono contento di aver riallacciato il contatto con queste persone. E l'altra cosa di cui vado molto fiero è della squadra di giovani che ho messo in campo. Sono sicuro
e anzi sono pronto a scommetterci che da questa squadra usciranno delle personalità molto interessanti che andranno a far parte sicuramente della futura classe dirigente di Perugia. Ecco, questo suo modello tutto sommato funziona, perché al di là del risultato c'è il coinvolgimento dei giovani che un po' sono dei desaparecidos. Ecco, se le chiedessero oggi o forse anche domani, venga alla guida del PD regionale. No, per carità, ci stanno i professionisti. Io sono un giornalista prestato alla politica, mi appassionava l'idea di guidare il comune, di amministrarlo, avendo, penso, insomma, anche dimostrato di avere delle idee che possono essere considerate innovative, però la politica, insomma, la lascio ad altri.